Salve, buonasera. Dicevo, sono Elvira Russo dell'agenzia assicurativa. Suo figlio l'ha chiamata perché ci ha aggiunto un fax in agenzia che diceva che aveva un problema con l'assicurazione. Fale ancora prima, faccia il 112, il numero dei carabinieri, e dica che lei è la mamma di... Questo è il modus operandi attraverso il quale agiva la cosiddetta banda dei falsi carabinieri che nel corso degli ultimi 2 anni ha truffato numerosi anziani in tutto il centro Italia. I malviventi, una volta individuata la vittima consultando elenchi online, la contattavano telefonicamente presentandosi come carabinieri, avvocati o agenti di società assicurative, facendole credere che qualche loro familiare fosse in difficoltà. A quel punto, promettendole di toglierli dai guai, si facevano consegnare del denaro, ma anche preziosi. Lei vada a prendere tutti gli oggetti preziosi, così facciamo una lista. In casa mia c'è una collanina. Le vittime erano persone anziane, talvolta anche di 90 anni, che venivano in qualche modo aggredite da questi episodi paventati ed erano, da un punto di vista psicologico, costrette a pagare. 12 le persone indagate per associazione per delinquere, truffa aggravata e danni di persone anziane sono tutte residenti nel napoletano. A capo della banda, all'interno della quale ognuno aveva un ruolo ben definito, una quarantenne residente a Napoli. C'era un organizzatore, un capo dell'organizzazione, c'erano dei telefonisti, c'erano degli emissari, c'erano coloro che davano supporto logistico. Ci troviamo di fronte a un'organizzazione assolutamente complessa e quindi difficile in qualche modo da smascherare. Le indagini hanno riguardato 70 truffe messe a segno tra il novembre 2016 e il marzo 2017, non solo nella provincia di Arezzo ma in tutto il centro Italia. 200.000 euro il valore complessivo sottratto alle vittime, tutte anziane. Questa mattina all'alba i carabinieri di Arezzo e Napoli hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare, 7 delle quali in carcere e 5 ai domiciliari.